Grazie al dottor Benigno D'Orazio, presidente del Comitato Scientifico della Regione Abruzzo. Questa mattina in conferenza stampa a Pescara è stato presentato questo documento che avete messo a disposizione della Regione. Vogliamo parlare e capire quali sono i tratti salienti e preponderanti di questo documento, presidente. Sì, è difficile sintetizzare quello che è già stato sintetizzato in 35 cartelle che a monte hanno, diciamo, uno studio ben più ponderoso. Purtuttavia mi sento di poter dire che innanzitutto è stato un lavoro collegiale che abbiamo fatto tutti quanti insieme, questo è un fatto molto positivo, un gruppo molto forte, devo fare, come dire, i complimenti ai politici che hanno individuato delle persone veramente capaci e competenti nei vari settori. L'idea di fondo è di aiutare il sistema economico, ovviamente, l'idea di fondo è di utilizzare strumenti anche innovativi. Se vogliamo, c'è anche l'aspetto, come dire, sociale della vicenda che non viene trascurato, potendo diventare da problema una risorsa della regione. Faccio un esempio, come dire, calzante in questi termini. Abbiamo detto alla politica di fare l'abbattimento delle barriere architettoniche insieme all'ecobonus e al sisma bonus. Questo significa aiutare i più deboli, ma significa dare anche un grande impulso all'edilizia pubblica e privata. Quindi diciamo che dietro l'azione economica c'è anche un pensiero per le parti più deboli della società. Si parla tanto di questa nuova fase, il Cura Abruzzo 3, che riguarderà la nostra regione. È fondamentale, presidente, comunque un sostegno al commercio, al terzo settore, per quanto riguarda proprio l'economia, la ripartenza dell'economia della nostra regione, è così? Sì, noi abbiamo apprezzato tante, diciamo, iniziative che sono provenute dal Consiglio regionale, però ci sentiamo di fare delle raccomandazioni. Una è di straordinaria importanza semplificare le procedure, far arrivare i fondi nei tempi giusti e soprattutto dare risposte nei tempi giusti. In questi casi il tempo è determinante, perché le imprese rischiano di morire se non sono già morte, e intervenire qualche mese dopo significa non aver fatto nulla, aver buttato dei soldi peraltro. Per quanto invece riguarda il complesso delle iniziative, noi pensiamo che sia pur nell'emergenza sia necessario avere un'idea strategica di sviluppo della regione. Cioè, senza un'idea di fondo diventano iniziative un po' a spot che rispondono a esigenze territoriali, ma non hanno una visione un po' di medio-lungo periodo. Io penso che anche nell'emergenza si può avere questo sguardo un po' più ampio, e abbiamo fatto degli esempi in questi termini. In questo documento, presidente, c'è grande spazio per l'istruzione, per la cultura, l'università e le scuole. Sì, è sempre la stessa cosa, l'università sono un grande patrimonio di questa regione, ce ne sono tre, noi dobbiamo far tesoro di questo patrimonio e cercare da lì di trarre anche dei vantaggi economici. Noi abbiamo detto che investire sulla ricerca, investire sullo studio, investire sulla ricerca applicata alle imprese significa mettere in campo una serie di iniziative di grande valore, quindi hanno un carattere di assoluta primarietà nelle azioni che proponiamo alla Regione. I tempi di realizzazione di questo che possiamo chiamare progetto, comunque, che voi avete messo, diciamo, nelle mani dell'istituzione regionale? Noi dovevamo fare il nostro lavoro in un anno, l'abbiamo fatto in due mesi, lavorando anche ad agosto, perché fino a ieri stavamo limando il documento, quindi abbiamo percepito la necessità di dare risposte veloci, ci siamo attrezzati, e io devo ringraziare i membri del comitato che hanno lavorato volontariamente a questa iniziativa con grande spirito di dedizione e di sacrificio, cogliendo il momento difficile della regione, perché non possiamo stare lì ad aspettare settembre che magari accadano problemi di vario tipo senza aver messo in campo delle,
medicine, diciamo così, degli strumenti. Noi abbiamo fatto questa cosa, adesso sta alla politica, alle istituzioni con cui abbiamo rapporti ottimi, utilizzare quella documentazione e perché no approfondirla e farne tesoro ai fini dell'azione quotidiana. Quindi noi auspichiamo che ci sia un'attenzione, poi è chiaro che non tutto può essere recepito, ma quantomeno l'attenzione dovuta credo che sia necessaria. Prima di dare la linea allo studio a Giuseppe Dintino per una domanda, considerazione, domani ci sarà una conferenza stampa del centro-sinistra per fare un po' il punto della situazione proprio alla vigilia anche del Ferragosto, di quello che è stato fatto fino ad oggi dalla giunta regionale, e ci sono già delle critiche nei vostri confronti, si parla di nessun contenuto nel documento del comitato tecnico-scientifico, lei cosa si sente di rispondere? Bah, forse non è stato letto, magari lo invierò, ma dire si può discutere, si può pensare che ci siano... Nessuna proposta concreta, così è scritto nel... Noi per esempio abbiamo detto che l'idea strategica di sviluppo della regione, Abruzzo, regione del benessere, è una proposta non solo concreta, che ha delle diramazioni concretissime già sviluppate nel documento. Poi capisco la politica, perché per quello che mi riguarda abbiamo fatto un lavoro che va al di fuori delle parti, capisco la dialettica politica, noi avevamo pensato questo strumento un po' come al di sopra delle parti, poi magari i gruppi di opposizione per motivi a me ignoti hanno da prima votato a favore di questo comitato e successivamente non hanno designato i loro membri, quindi sono dinamiche, ognuno sceglie di fare politica come vuole, noi rispettiamo, magari speriamo che al di là della dialettica politica ci sia il rispetto anche del lavoro che fanno gli altri, in questo caso volontariamente e senza remunerazione alcuna. Giuseppe, a te la linea per una domanda con il presidente Benigno D'Orazio. Sì Paolo, la mia domanda riguarda i fondi, questo programma presentato questa mattina per il rilancio socio-economico dell'Abruzzo, quanto vale e sarà finanziato esclusivamente dalla regione o magari verranno utilizzati anche i fondi europei? In questa fase noi abbiamo delineato le linee guida e i principi cui attenere l'azione amministrativa e normativa del governo e delle istituzioni regionali. Se vedete l'ultima pagina del documento c'è scritto che il prossimo passaggio sarà la riprogrammazione e la rimodulazione dei fondi regionali ed europei. Quindi sì, prima vorremmo che fossero applicati questi principi, questa idea di fondo, e poi in quella fase si va alla, come dire, alla comprensione, a stabilire quelle che sono delle azioni concrete. La rimodulazione dei fondi europei vale 500 milioni di euro, per quello che riguarda le azioni che noi mettiamo in campo ce ne sono tante che sono a costo zero ma che da un punto di vista di impatto economico sono veramente rilevanti. Faccio un esempio per tutti: se si semplifica la macchina burocratica e si fa una legislazione di emergenza per come dire, contenere i costi burocratici dell'azione amministrativa regionale, solo questo varrebbe centinaia di milioni di euro, quindi diciamo che i conti vanno fatti una volta che la politica ha attuato, se ritiene di farlo, le azioni che abbiamo proposto. Paolo, linea a te per la conclusione del collegamento. Perfetto, grazie a te Giuseppe, io ringrazio sentitamente anche perché siamo ad ora di pranzo il presidente del Comitato Scientifico della Regione Abruzzo, il dottor Benigno D'Orazio, grazie per aver accettato il nostro invito e aver illustrato ai nostri telespettatori questo documento che è stato presentato questa mattina a Pescara. Grazie ancora, buon lavoro, grazie a Claudio Di Giulio Antonio per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio.